Sono molto lieta stamattina di presentare alla stampa cittadina un grande evento, una grande iniziativa che coinvolgerà la nostra città. Dall'8 al 12 maggio quattro delle piazze più importanti di Napoli saranno illuminate affinché la città del sole per antonomasia possa splendere anche di notte. Il Festival delle Luci di Napoli, Napoli Light and Night, Napoli Luce e Notte, affinché la città del sole per antonomasia possa splendere anche di notte attraverso i suoi monumenti che rappresentano la vera ricchezza e il patrimonio storico, artistico e culturale di questa città. Quattro piazze attraversate da quattro elementi: Piazza Dante, Piazza Municipio, Piazza del Plebiscito, Piazzale San Martino con l'omonima Certosa che sovrasta e domina la nostra città, attraversate dalla luce di acqua, aria, terra e fuoco, che sono i simboli contraddistintivi di sempre dell'identità della nostra terra e del nostro popolo. Un evento di caratura internazionale, fino ad oggi portato a Berlino, ad Helsinki, a Praga, ad Amsterdam, grandi città europee, per la prima volta oggi arriva a Napoli, un messaggio forte e potente di una città autonoma che pensa in grande e che sogna e che dice ai ragazzi della nostra città: non bisogna più lasciare Napoli per conoscere le meraviglie del mondo, perché è il mondo che sta arrivando a casa nostra. Un festival innovativo, luci, colori, ma anche tanti sapori. Mi pare di capire che ci sia una parte interattiva molto importante con il pubblico. Sì, è un festival, quindi qualcosa di molto creativo, partecipato, intenso, ricco di esperienze, in questo caso veramente multisensoriali, in cui la vista, cioè la capacità di vedere anche i nostri spazi culturali e monumentali più belli e significativi e identitari, descritti, illuminati, letti in modo nuovo, con nuovi strumenti, con nuove tecnologie che ne mettono in mostra appunto tratti. Insomma, assessore, una cosa veramente molto bella. Io credo che abbiamo, con il Maggio dei Monumenti come città, la festa della cultura più bella del mondo. No, un'ultima domanda, poi la lascio ai colleghi. Le location sono bellissime tutte e quattro, però ancora una volta viene trascurata l'area di Piazza Garibaldi, la zona della stazione centrale. No, non viene trascurata, purtroppo tra l'altro nel Maggio dei Monumenti a Piazza Garibaldi avremo una cosa sensazionale, cioè il nuovo record, un nuovo record, un nuovo primato di Napoli, faremo la sfogliatella più grande del mondo. Ah, questa è una notizia, uno scoop. È uno scoop. Va benissimo, grazie. Siamo in compagnia con la Dolcezza, siamo in compagnia con Antonio Ferrieri, la storia della pasticceria napoletana. Antonio Ferrieri, che succederà il 25 maggio in questa città meravigliosa? Allora, il 25 maggio noi faremo una sfogliatella da 1,20 m, però faremo la riccia, non la frolla, perché la frolla sarebbe molto facile farla. Fortunatamente siamo riusciti, dopo tanta fatica, a realizzare questo sogno che io avevo da anni. È una novità per Napoli, noi vogliamo appunto che tecnologie e cultura possano viaggiare insieme. Questo vuol dire partecipazione delle persone, vuol dire esperienza che va dalla cena al pranzo, ai viaggi di realtà virtuale, al vedere una Napoli mai vista, che è un po' il nostro hashtag, diciamo così, ovvero sia una Napoli con le sue piazze meravigliose, i suoi monumenti meravigliosi sotto una luce appunto differente. Questo vuol dire spettacoli di luce, di colore, di videoproiezioni, spettacoli live, ci sarà tanta musica, ci sarà tanto buon cibo e ci sarà, diciamo, un coinvolgimento di tutta la città.